episodio di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con il mio scagnetto. Il viaggio alla fine ho deciso di finirlo io perché avevo voglia di finirlo io. E diciamo così, oggi abbiamo un carico un po' particolare perché abbiamo un carico, cioè abbiamo una scavatrice. Dovrei subito ripartire, siamo diretti verso Firenze, stesso posto, costruzione di edifici. E direi subito di partire, vediamo quanto gasolio ho, posso percorrere, diciamo così, 800, sì, se ho voglia. Io direi di partire subito, è un viaggio un po' lunghino, cioè, viaggio un po' lunghino. È bello come viaggio, deve essere bello, stare molto attenti perché sta roba non è come un carico normale. Via. Come vedete, sulla versione della beta hanno messo questi fili che ci sono lì in mezzo. E questo qua non è un trasporto speciale, è un trasporto normalissimo. E boh, partiamo subito. Lì non c'è nessuno, io quindi passo. Via. Bisogna stare attenti perché bisogna aprire un po' in larghezza questo qua. Cioè, sto carico perché qua un attimo ti capovolgi qua. Cioè, non è come un diciamo così, non è come un semirimorchio normale, cioè o un container o qua trasportiamo una scavatrice, quindi è dura da trasportare una scavatrice. Ok, boom, ragazzi, partiamo subito. Oggi ci faremo boh, 300, 350, 300 km assieme. Siamo diretti verso Firenze, quindi bisogna prendere la 1 direzione Napoli. Bisogna stare attento perché qua cioè, guardate che roba che è. Sì, meno male che ho un tir potente. Allora, qua Napoli. Via. Qua bisogna svincolare a destra. Tiriamo via il retarder, boh. Ci tuffiamo dentro la 2, cioè la 2, cioè dobbiamo andare a prendere. Adesso stiamo andando dentro la 2 e poi svincoliamo nella 1. La 1 direzione, cioè prima c'è Roma e poi finita Roma c'è Firenze, ovviamente. È un po' duro questo viaggetto, sarà un po' duro. Prossimo camion, adesso magari vedo quant'è che arrivo a 2, quasi 300.000 arrivo più o meno, perché calcolate che ho anche gli operai e tutto, quasi 300.000. Boh, adesso vedrò cosa farmi, che non so ancora cosa farmi come camion. Non so se farmi uno scagnetto, adesso vedo, cioè ho un DAF versione normale. Boh, devo vedere. Non posso fare una ciuffega comunque, cioè devo farmi un camion un po' abbastanza potente. Cioè, poi magari, cioè, non so fra quanto uscirà cioè, adesso sono ancora in beta io. Adesso non so per quanto terrò ancora questa beta, perché voglio anche non viaggiare solo in Italia, ma voglio viaggiare anche in Europa, proprio anche in Estonia, Lettonia, in Lituania e in Russia. Poi mi piacerebbe un giorno andare in Norvegia, andare in Svezia e Romania, forse ci sono già andato, adesso non mi ricordo, in Romania, in Cecoslovacchia, cioè fare un po' di viaggi assieme in vostra compagnia, diciamo così.
E niente. Sono qua. Tutto tranquillo. Speriamo di incontrare, di non trovare incidenti né niente. Se no il viaggio si prolunga. Guardate che bestione, raga. Un camion bellissimo. Come fate, cioè, boh, tutti lo dovrebbero amare questo camion. Troppo bello. No. Piano piano ci facciamo sti chilometri. Piano piano. Chi va piano va sano e lontano, dicono. Siamo ancora nella 2 qua. Sì. Salerno a Reggio Calabria. Ops. Salerno a Reggio Calabria, l'autostrada faticosa d'Italia, perché è quella più. Ci sono sempre lavori in questa autostrada. Cioè. Fino a poco tempo fa sapevo che c'era, cioè, poco tempo fa, un po' di tempo fa si poteva solo viaggiare in una corsia perché facevano dei lavori, cioè mettevano a posto le strade, che ci passano un mucchio di tir pesanti, se pensate solo, mettiamo così, solo i tir che arrivano dall'Africa, dal Nord Africa, Tunisia, Marocco, no, magari Marocco no, però se vai verso Tunisia o Algeria, adesso sì, Algeria, cioè prendono il traghetto, sbarcano a, cioè se vogliono andare nel sud Italia o verso Napoli sbarcano a Catanzaro, no, a Villa San Giovanni, a Messina. Messina prendono il traghetto per Catanzaro e da Catanzaro, cioè, vanno in su, nel sud, cioè vanno nel nord d'Italia, nord tra parentesi, verso il centro. Poi dal centro si spostano al nord. Cioè, se no, invece chi va nel Marocco, diciamo così, chi vuole, chi va nel sud Italia, va bene. Tipo se devi già andare nel nord, passa dal Marocco, passa per Gibilterra, l'unico coso, un po' più conveniente. Quando ti inizi a fare il traghetto che parte dal Marocco e fino a, diciamo così, a Gibilterra, cioè dal Marocco, scusate, a Catanzaro, ok, va bene. Da Catanzaro devo andare su tutta autostrada fino, diciamo così, devono sbarcare, devono consegnare a Milano, fino a Milano tutta autostrada, Catanzaro più tutto il traghetto, e comincia a costare. Cioè magari se fai, magari ti fai 1000 km in più in strada, però magari il traghetto, che invece è 5000, faccio un esempio, magari incominci a pagare boh 2000, però devi mettere soldi in autostrada e tutto, gasolio soprattutto. Il camion beve, ma beve tanto tanto, ci fa. Questo qua ha una media di più o meno 40 km con 1 litro, sono quasi 2,5 2 km e mezzo con un cioè, 2 km e mezzo con 1 litro sarebbe. Se vado agli 84. Se invece inizio già a entrare in città, cioè, autostrada si viaggia bene perché camion, diciamo così, consuma meno possibile. Se inizio già ad entrare in città, anche nella realtà, ad esempio Torino-Milano, ti viene male. Perché, cioè, oltre a bruci le frizioni, come niente le bruci, perché. E anche i freni, ovviamente. Quando inizi a fare fermo e avanti, fermo avanti, figurati. Allora, prima stavo, cioè, venuto, avevo un attimo una cosa da fare. Prima stavo parlando di, cioè, delle grandi città, soprattutto Torino, Milano, soprattutto quando entriamo, quando entriamo dentro tangenziale, mettiamo così, tangenziale Torino-Milano, che inizia a farti cioè, ogni 2 minuti, cioè ogni minuto schiacci la frizione, frizione acceleratore, ciuccia un botto. Ma oltre a consumare, diciamo così, cioè, anche i freni non è che durano tanto. Sempre un parere mio, ma è la verità, cioè. No, faccio superare anche questo, per carità. Vai, cioè siamo in un'autostrada, ragazzi. Cioè vado più veloce io con un tir che voi con una
con una Volkswagen. La versione beta non mi piacciono sti specchietti, cioè mi fanno cagare. Cioè, qualcosa un po' più di bello potevano mettere. E niente. Tra un'ora e 50 devo fare la pausa. Di chilometri ho fatto 500, sì, ce la faccio, voglio. C'è l'area di sosta. Boh, qua cos'è che hanno fatto? Si è distrutta la macchina. Distrutta la macchina. Mamma mia, sta getto che non sa guidare. Mi fai distruggere una macchina, raga? Ma come cazzo fare? Ma. Boh. Che sono sbadati alla guida? Cioè, magari si era fatto una cannetta prima di mettersi alla guida. Fiero fiero, proprio popo fiero. E facendosi una cannetta è andato a sbattere e niente. Ma capita, cioè. Si dice il detto, bevo per non pensare, bevo per non pensare. Speriamo questo Volvo. Proprio vero, bevo per non pensare, ragazzi. Allora, via, tac. È dura da trasportare questo. Ho finalmente le tre corsie. Finalmente le tre corsie. Mamma mia, oh, le amo io le tre corsie. Può viaggiare tranquillamente. Però trovi sti cazzo di testa, questi testa di cazzo di tir, tiene voglia di andarli, di fermarli. Ecco, polizia, dai! Ma perché non gli... Ah, vedi, si è spostato. Se no io gli avrei già fatto la multa, cioè si deve occupare la corsia più libera a destra e te ti vuoi mettere in seconda corsia quando hai un bestione da minimo 10 tonnellate, cioè, proprio un incosciente. Mettiti in prima corsia. Anche io ho un bestione da... quante tonnellate? 24 tonnellate, che sei un 730, però mi metto in prima corsia, non vado di sicuro a occupare una corsia, la corsia a destra. Se no mi premo per deficiente, blocco tutto il traffico. Se devo superare è un conto. Dato che tu non dovevi superare, ti puoi mettere anche lì. Adesso arrivo un attimo, adesso mi fermo. Vediamo se c'è un G. Sì, c'è. Ops, che mi si era bloccato. Vedere se avevo il comando memorizzato. Mi ha trovato una piazzola di sosta. Non capisce che adesso mi fermo. Tachigrafo, quanto ti manca? Da qua. Eh no. Tra 40 minuti. Quello lì è il Volvo di prima, quello che ho dovuto. Eh sì, Roma Cassino. Via. Andiamo verso Roma. Direzione Roma. Un po' di traffico. Una trovo una sosta, un'area di sosta, mi fermo. Per forza. Siamo a sosta tra 20 minuti. Devo fermarmi. Tipo questo qua è un incosciente. Questo che cazzo di camion, un man. Boh. Incosciente. Fermati, cioè. Non so sta gente. Io mi fermo, devo per forza uscire, raga.
Devo per forza uscire dall'autostrada. Sennò ritardo, Se ritardo sono cazzacci. Tachigrafo, sapete se mi ferma la pula? Non mi sono fermato in orario. Cosa mi fa? Mi ammazza. Ma anche nella realtà è così, Allora. Poi rientro, non ci devo fare. Andiamo qua tra 5 minuti, raga. Messaggio come sempre. Dai. Per forza mi sono dovuto fermare, sennò. Sì, adesso mi fermo un attimo, ti ho detto barbone. Stop, stop, stop. Qua. Allora. Concessionaria Volvo. Quello lì che sto contrattando. Dove un Volvo al posto della Mustang. Già mi parcheggio bene. Ok, qua perché devo fare l'ora di pausa, cioè più che altro. Ma sì, più o meno, ma va bene. Oh, ma ragazzi, anche questa puntata si è conclusa. Io vi ringrazio, cioè vi ringrazio per la visione. Io e il mio Scania vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Bella!